Alfredo Pratolongo è il nuovo presidente di Assobir, l'associazione italiana dei birrai e dei maltatori che cura la rappresentanza all'interno di Confindustria e Federalimentare delle maggiori aziende che producono e commercializzano birra e malto in Italia. Ai microfoni di EFA News, il neopresidente annuncia le prime linee programmatiche del suo mandato. Sì, Assobirra lavora da oltre 100 anni per la birra e per il malto in Italia. È rappresentativa di una filiera che in Italia non è ancora percepita come tale fino in fondo e ha la possibilità di migliorare il settore birrario e la filiera birraria nella percezione, nella qualità dei prodotti, di fare molto per tutto il comparto, che non è solo birra ma è tutto quello che c'è prima e c'è dopo. Assobirra rappresenta il 90% della birra prodotta in Italia, oltre il 90% della birra prodotta in Italia, e ha oltre 40 associati, da pochissimi ettolitri a oltre 6 milioni di ettolitri, da 600 a 6 milioni, e quindi è un'associazione che porta dentro tutte le necessità, realtà, rappresenta praticamente tutto quello che la birra può esprimere in questo paese. La cultura della birra in Italia è migliorata moltissimo in questi anni e può migliorare ulteriormente. Le priorità di Assobirra sono quelle di crescere, soprattutto in qualità, oltre che in quantità, perché questo paese può produrre birre eccellenti e gli italiani hanno un gusto raffinato e quindi possono capirlo. Poi la birra in Italia è una bevanda da pasto, quindi c'è molta possibilità. Un altro ambito di priorità è quello della sostenibilità, della transizione ecologica, come viene giustamente definita oggi. Assobirra è una filiera molto sostenibile, questo non è ancora conosciuto, dobbiamo mettere a sistema molte cose, ci sono moltissime eccellenze nelle aziende che vanno portate anche a livello di associazione. Al centro di quello che l'associazione può fare è la reputazione non solo del settore birrario ma di tutta la filiera e l'immagine della birra. Siamo passati dalla birra alle birre perché oggi l'italiano vuole una varietà di prodotto, una qualità di prodotto diversa dal passato. Questa cosa esiste già, bisogna andare avanti. Per farlo ci sono delle basi che sono quelle del consumo responsabile e la sostenibilità economica della crescita. Il consumo responsabile è un fiore all'occhiello dell'associazione da moltissimi anni, come di tutte le aziende che la compongono, e diciamo che la sostenibilità economica della crescita è legata nel nostro paese alla fiscalità. Il settore della birra è risultato uno dei più colpiti dalla pandemia. Dal punto di vista dei ristori, cosa chiedete ancora alle istituzioni? La politica ha dato anche bene nei confronti del settore birrario nel passato e sta facendo, credo, del proprio meglio per sostenere il settore birrario. C'è un tema di approccio che noi mettiamo sul tavolo, cioè vedere la fiscalità come fattore di crescita e non come fattore di riparazione di qualcosa avvenuto in passato. Quindi senz'altro quanto sta avvenendo proprio in questi giorni nel decreto sostegni bis va visto in modo positivo. Senz'altro la vera sfida sarà quella di affrontare probabilmente nella legge di bilancio un tema più ampio, che è quello delle accise che gravano il settore birrario. La birra è l'unica bevanda da pasto gravata da accise in Italia. Può andare bene, ma sono state aumentate troppo nel passato. Noi abbiamo aperto un dialogo costruttivo con le istituzioni, molto aperto e pubblico. L'obiettivo è quello di andare a individuare i fattori all'interno del sistema della fiscalità che possano rendere la fiscalità un fattore di crescita. È complesso perché ci sono birrifici molto piccoli, birrifici grandi. Sono necessarie differenziazioni. Alcune avvengono già, altre vanno inserite, bisogna lavorarci e si può fare insieme. Assobirra ha la possibilità di dare supporto alle istituzioni e di rappresentare, come dire, le esigenze del mercato e delle aziende, e quindi siamo abbastanza confidenti che questo possa avvenire in futuro. Purtroppo la situazione pandemica rimane incerta. Quali sono le prospettive a medio e lungo periodo? L'anno della pandemia è stato più di un anno, perché i primi mesi del 2021 hanno visto delle chiusure che non erano esattamente previste. Adesso viviamo una situazione decisamente migliore, una situazione più positiva. Ci sono i consumatori, le persone richiedono prodotto, vanno in giro, è tutto, si vive una fase positiva da parte di tutti. Però bisogna anche provare a guardare le cose non solo dal punto di vista del breve, di questo, diciamo, trimestre, di questa estate che sta arrivando, ma provare a guardarlo un pochettino nel medio e lungo periodo. Il settore della birra, così come moltissimi altri, ha sofferto la chiusura dei punti di consumo, e la birra all'interno di questo momento di chiusura non ha avuto ruolo. Senz'altro la birra ha un ruolo molto importante adesso che c'è la riapertura, perché è una fonte di marginalità, è un'icona della socialità. I volumi stanno migliorando, quindi senz'altro il primo periodo del 2021, diciamo il primo semestre, anche se non è ancora concluso, sta migliorando. L'estate sarà
elemento chiave per vedere come andrà il mercato. Dicevo che la cosa importante è guardare questa questione dal punto di vista del valore che viene creato dalla birra nella filiera, e in questo senso ci sono moltissimi esercizi commerciali che avranno delle grandissime difficoltà, e la gran parte del valore della filiera è nella parte dell'oreca. Quindi le prospettive non sono di miglioramento punto e basta, ci saranno dei cambiamenti strutturali a cui dovremo far fronte. Ricordiamoci che nel primo la birra come valore condiviso vale circa 9 miliardi e mezzo, valeva se il primo semestre 2020 ha perso 1,6 miliardi di questi 9 miliardi e mezzo, cioè ha perso praticamente la crescita degli ultimi 4 anni. Pensare che la ripresa in 6 mesi, un anno, avvenga in modo completo sarebbe illusorio. Quindi dobbiamo, insieme ai nostri associati e insieme alle istituzioni, individuare quali sono le migliori soluzioni per accompagnare le aziende che vogliono